Praia Tortora Massara con noi. Buonasera Presidente, ben trovato. Buonasera, buonasera. Io chiamo Presidente lo stesso, Vicepresidente è troppo lungo. Poi... Tanto chi lo è stato lo rimane a vita. Esatto, è merito, tipo il Presidente della Repubblica. Non so se è un merito, ma comunque. Presidente, allora, la vostra squadra sta facendo veramente bene, 10 punti in classifica, tanti ragazzi interessanti, insomma un progetto sbarazzino che non si pone limiti, diciamo, sapendo che gli occhi sono puntati tutti su un'altra avversaria. Certamente riteniamo che la nostra avversaria, chiaramente calcisticamente soltanto, sia la principale favorita del campionato, lo è perché ha lavorato tanto affinché questo avvenga. Noi abbiamo fatto un progetto che riguarda i giovani, insomma non abbiamo una squadra con un'età media molto bassa, pensa che il nostro giocatore più adulto è Petrone, quindi che si sente un po' il nonno, ma ci stiamo divertendo. Tra l'altro, Presidente, c'è stata anche questa unione con la DGS, che se non sbaglio è proprio una scuola calcio, quindi questo va ulteriormente a dare forza a questo concetto di ringiovanimento della vostra squadra a servizio anche del comprensorio, no? Assolutamente sì, ma difatti è proprio questo il nostro progetto, cioè quest'anno noi per la prima volta come Praia Tortora assieme alla DGS faremo tutte le categorie, dalla prima squadra fino ai primi calci, non so come si chiama tecnicamente. Sì, i più piccoli sono loro. Lo abbiamo voluto fare proprio per questo motivo, perché pensiamo che se si vuole continuare a dare un futuro al calcio, quello dilettante, bisogna investire sui giovani, perché visti i tempi solo con loro si possono raggiungere certi risultati non facendo delle spese folli. Presidente, un'altra domanda prima di salutarla. Oggi intanto un 4-0 con quattro marcature diverse, e non è una cosa scontata, perché spesso c'è sempre una doppietta, ma lei dice una squadra molto giovane, il valore aggiunto per tra virgolette colmare eventuali gap di esperienza potrebbe essere la scelta dell'allenatore, perché ricordiamo che c'è mister Aida in panchina da voi. Assolutamente sì, ma è proprio mister Aita che ha scelto e ha sposato il nostro progetto, e noi gli siamo grati, perché io sono tanti anni che bene o male guardo calcio, mi interesso di calcio eccetera eccetera. Devo dire che non conoscevo da un punto di vista proprio tecnico mister Aita, e come al solito io sono presente molto spesso agli allenamenti, mi sono reso conto di avere a che fare con una persona che appartiene certamente ad una categoria tra gli allenatori superiore, e mi meraviglia, e questo non lo dico per piangeria, come una persona del genere non abbia potuto fare come si dice carriera, perché realmente su 20 25, 26 ragazzi che giocano, fanno parte della nostra rosa, chiunque entra gioca nella stessa maniera di chi esce e viceversa. Quindi ci troviamo di fronte ad un allenatore che ha plasmato la squadra a sua immagine e somiglianza, e noi gli siamo molto grati per questo discorso. Bene, Presidente, la ringraziamo per essere stato con noi e a sentirci prossimamente. Grazie a voi, buonasera. Ringraziamo il vicepresidente del Praia Tortora, del DGS Praia Tortora, Salvatore Massara.